Con il porto di Ancona perché abbiamo raccolto altre testimonianze e pareri sullo sbarco dei migranti. Matteo Tacconi in collegamento. Sì, 30 anni fa, proprio in questo porto, arrivavano navi con a bordo profughi dalle guerre dell'ex Jugoslavia e dall'Albania, allora in preda a una pesante crisi sociale ed economica. L'arrivo ora delle navi umanitarie con i migranti, persone fuggite da guerre in Africa o da situazioni di estrema povertà, riattiva una memoria di accoglienza e solidarietà. Oltre alla prefettura, all'autorità portuale, ci sono tantissimi volontari impegnati della Caritas, della Protezione Civile, della Croce Rossa, impegnati a dare una prima assistenza. Ricordiamo tra l'altro che a bordo di queste navi ci sono circa 35 minori e su questo tema, come su altri, Gabriele Bonfiglioli ha sentito oggi il prefetto di Ancona, della provincia di Ancona, Darko Pellos. Mandiamo in onda il servizio, poi la linea torna allo studio. Sappiamo che la nave ha affrontato condizioni di mare impegnative, ma la stiamo seguendo, non sono state segnalate situazioni di criticità a bordo, per cui siamo assolutamente sereni e pronti ad accoglierli. Ancona si prepara all'attracco della GeoBarents. L'iter sarà lo stesso di ieri. Controlli sanitari a bordo, compresi i tamponi anti-Covid, e poi l'identificazione, prima del trasferimento verso i centri di accoglienza, che per i naufraghi della Ocean Viking sono stati individuati in regione, mentre domani la distribuzione sarà a livello nazionale. Probabilmente verranno avviati presso centri di accoglienza sul territorio nazionale, probabilmente verso una regione del nord. E questo iter più o meno quanto impiegherà, nel senso la ridistribuzione verso il nord? Ma è istantanea. Diverso il discorso per i minorenni, al momento in una struttura a Senigallia, in attesa della distribuzione extra-regione. Ieri ne sono arrivati 18, 6 in più di quelli attesi. Probabile che anche domani il loro numero aumenti, senza però inceppare la macchina dell'accoglienza. Anche ieri abbiamo potuto accogliere un numero superiore rispetto a quello che ci aspettavamo e la dichiarazione di maggiore età viene fatta al momento dello sbarco. Non abbiamo questo tipo di problema. Anche perché al porto si sono già mobilitate le associazioni. Un'ottantina i sacchi raccolti dalla prefettura e affidati alla Caritas. Abbiamo portato vestiti, generi per l'igiene personale, articoli per l'igiene personale, alcuni articoli intimi per le persone che sbarcheranno, con la prossima nave. Un sostegno economico alle micro